Mi erano talmente piaciute le altre Falket, le 2012 Evo che ho provato un paio di mesi fa, che ho chiesto a Bazar Giusto di mandarmi anche queste, perché era un prodotto di cui mi sono innamorato. E quindi volevo vedere un altro modello con un sistema di taglio diverso, ve ne parlo adesso dopo la sigla. Rieccoci sul canale, buongiorno a tutti, bentornati. Allora, parliamo sempre di Falket, forbici da potatura. L'azienda è tutta italiana, è nata in Italia nel 1972 in provincia di Lecco, quindi già solo per questo vale la pena provare un prodotto italiano. Ci sono delle caratteristiche che la differenziano dalle altre forbici. Le altre erano a doppio taglio, avevano le due lame di taglio che tagliavano in contemporanea. Questa invece ne ha soltanto una col battente di arresto. Queste sono classificate come forbici da potatura a cuneo con lama curva. Hanno alcune caratteristiche veramente importanti, interessanti. Qualcuna l'abbiamo già trovata sulle altre forbici, altre ve le dico adesso. Allora, intanto le lame. La lama in acciaio arricchita al carbonio ed è stata ovviamente realizzata con macchina CNC. Anche su questa c'è il bellissimo Made in Italy. Abbiamo il marchio dell'azienda dall'altra parte ed è veramente molto molto affilata. Il battente è realizzato in alluminio, anche questo forgiato, e realizzato ovviamente anche questa macchina CNC. Vedete la perfetta chiusura della lama curva sul battente. Il battente, se notate, ha due viti. Anche il battente quindi si può sostituire al pari di quasi tutti i componenti di queste forbici. E questa è una delle prerogative della Falket. Abbiamo anche su queste forbici il sistema Easy Block System. In pratica, col pollice della mano con cui si utilizzano le forbici, si possono chiudere e riporre nella tasca. Per riaprirle basta rimuoverle con lo stesso pollice. Nelle altre forbici in realtà si vede che era regolato diversamente. Una volta che io davo il colpetto di chiusura si apriva in automatico. Abbiamo anche su queste forbici la battuta regolabile, questo anche è molto importante. La molla è fatta in acciaio e ciò che dona leggerezza a tutte le forbici, adesso le posiamo, infatti vedete la bilancia, la mia fidata bilancia lì, sono i manici fatti in alluminio presso fuso. Le forbici sono veramente leggere. La proviamo, vediamo un po'. 253 grammi. È uno spettacolo davvero. Anche queste sono molto ben bilanciate e anche su queste forbici, al pari delle altre, guardate, notate la forma ergonomica del manico che si inserisce perfettamente tra pollice e indice. La molla non ha ritardi nel richiamo. Allora, dal momento che fuori piove e dal momento che non voglio attendere molti giorni per terminare questo video perché vi possono essere utili, siamo in periodo di potatura, ho portato qui alcune varietà di legni. Questa può arrivare a una capacità di taglio di 26 mm, che non è poco, su legno verde. Io qui ho tutti i legni secchi di varie qualità. Allora, abbiamo l'ailanto, che è un legnetto stupido, che però dal momento che mi cresce in modo naturale non lo voglio buttare, questo mi serve per alimentare la mia cucina a legna. Io lo recupero e ovviamente lo taglio. Allora, qui siamo veramente a 7 mm e facciamo ridere i polli, ma giusto per cominciare a scaldarci. Qui parliamo delle forbici da potatura, quindi potiamo su rami verdi, quindi sono rami molto morbidi, di qualunque tipo, anche dell'ulivo. Continuo i test, tenete sempre conto però che la forza che io posso imprimere su queste forbici a causa di un problema che ho al polso è relativamente bassa, quindi non posso andare oltre un certo limite. Però c'è da dire che sta andando abbastanza bene. Allora, volevo provare soltanto. Ecco la qualità del taglio, guardate un attimino, senza sbavature. Questo è un diametro medio dei succhioni che abbiamo sugli alberi da frutto, quelli giovani, siamo a 4 mm e mezzo. Taglia senza alcun tipo di problema e soprattutto il taglio è molto bello, è molto definito, non ci sono sbavature. Ecco, guardate, questo è un pochino più grande. Guardate che perfezione di taglio, 5 mm. Allora, sospendo i test qui in casa, vedo che si sta aprendo il cielo, ci rivediamo col prossimo test. Siamo qui nel frutteto, io non sono un potatore, quindi se faccio qualche errore non mi dite niente. Faccio fuori i rami interni. Il taglio lo faccio perpendicolare, cioè a spiovere, così l'acqua non si ferma, e lo faccio vicino al colletto.
faccio i rami che vanno verso l'interno, faccio quelli assurgenti, ecco, guardate, a me interessava farvi vedere la qualità del taglio, è un taglio netto, qui veramente parliamo di poco, di pochi millimetri, qui siamo circa 8 mm, il taglio è stato netto, è stato pulito, sono delle belle forbici, mi piacciono molto, sono leggere, maneggevoli, ecco, guardate per i tagli veloci, ovviamente posso lavorare qui sulla punta. Bene, ci spostiamo su un altro albero. Allora, qui abbiamo un ramo che nasce dal tronco, non mi piace ovviamente da togliere. È già un diametro importante per farlo a mano, sono circa 7 mm. Io mi aiuto con l'altra mano perché voi sapete che ho qualche problema al polso. Ecco, guardate la qualità del taglio, siamo su 7 mm. È un taglio pulito, netto, definito. Molto bello. Bene, siccome ci sono 2 gradi e gli orsi in questo periodo dovrebbero stare al letargo, io termino qua la prova sul campo e me ne torno a casa davanti al camino. Ok, siamo tornati a casa e si sta meglio in effetti. 2 parole sui test che avete visto. La prima parte di test, quelli su legna secca, non lo fate, non va bene, non è fatto per quel motivo lì. Le forbici vanno utilizzate per potare e si pota sul legno verde generalmente. Io ho fatto quel tipo di test soltanto perché volevo portare al limite le forbici. Va da sé che c'è un'usura diversa della lama, quindi io me lo sono potuto permettere perché era soltanto un test di prova e come sapete io voglio portare al limite ciò che mi viene dato in test. Però è un test veramente borderline, nel senso che non si usano per tagliare il secco, quindi prendetelo per com'è, giusto un esercizio di stile. Il vero test secondo me è quello che ho fatto poi nella seconda parte del video, quello sugli alberi da frutto con le potature verdi di polloni e succhioni, e poi ben altre ne ho fatte perché poi alla fine ho fatto quasi 50 alberi, ho finito questa mattina insieme al mio amico vicino di casa, che faceva una cosa che faceva l'altra, le ho utilizzate parecchio, infatti come vedete sono ancora sporche, non le ho pulite e termino il video in queste condizioni. Allora, 2 parole su queste forbici. Utilizzandola, ecco, vedete, lo sblocco si è registrato. Ecco, adesso rispetto all'inizio, utilizzandola più e più volte, si è regolata da sola la tensione della molla e quindi lo sblocco è in automatico, come piace a me, è esattamente come era con l'altra forbice. Ho apprezzato moltissimo queste forbici, utilizzandole veramente, io vi ho detto, 50 di alberi, pur avendo problemi al polso, ho lavorato bene, sono leggere, non affaticano assolutamente nel polso, nella mano. Per piccoli diametri, parliamo di 6, 8, 10 mm, ecco, vanno veramente più che bene. La qualità c'è tutta. Hanno un costo che vi lascio qui in sovraimpressione, le potete acquistare su Bazar Giusto, avete un codice sconto che vi lascio qui in descrizione, è solo per voi, non è un link affiliato, non ci guadagno nulla. Queste sono a disposizione poi di Bazar Giusto, se le può riprendere, le può utilizzare per un altro test. E non sono stato pagato per fare questo articolo, quindi non so se ve l'ho già detto, è così, io l'ho preciso per ogni articolo che faccio, per ogni video. Un plauso alla Falket per aver fatto un paio di forbici del genere, sono veramente molto belle, molto utili, funzionali. Il fatto che si possano trovare tutti i ricambi a disposizione ne fanno praticamente un oggetto, non dico eterno per carità, però che può durare parecchi anni. Bene, ringrazio Bazar Giusto per avermi inviato in test queste forbici. Se vi interessano i video che faccio, lasciate un like, mi fate capire che vi piacciono e lo capisce anche l'algoritmo di YouTube, magari lo propone ad altre persone. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per non perdervi i miei video, troverete un approfondimento di queste forbici anche sul blog. Consultate il blog in questo periodo perché ci sono un sacco di articoli in arrivo, gli articoli più vecchi li aggiorno sempre con nuovi link e nuove informazioni, quindi mettetevelo magari fra i preferiti se volete. Quando aprite il blog vi appare il pop-up se volete ricevere aggiornamenti. Io vi consiglio di accettarli perché non dico tutti i giorni, ma quasi ci sono articoli nuovi o aggiornati e quindi così non vi perdete nessun articolo inerente al periodo in cui viviamo. Adesso parliamo di semine, parliamo di potatura, pochissimo di biomassa perché ormai andiamo verso la fine dell'inverno. Secondo me vale la pena anche ricevere gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata.